Analizziamo adesso le principali caratteristiche del legame covalente apolare. Allora, per prima cosa devi ricordare che il legame covalente apolare può essere chiamato anche legame covalente puro o omopolare. Questo legame si forma tra atomi uguali, quindi per esempio tra atomi dello stesso elemento, come idrogeno-idrogeno, ossigeno-ossigeno. Questa condizione perché è importante? Perché, giustamente, essendo atomi uguali, la differenza di elettronegatività sarà 0, quindi la delta Q sarà uguale a 0, perché hanno entrambi la stessa elettronegatività. Quindi se noi andiamo a vedere nella tavola periodica l'elettronegatività, prendiamo per esempio l'idrogeno come punto di riferimento, se due atomi di idrogeno si legano assieme, come puoi vedere qui, questo valore fa sì che non ci sia una differenza di elettronegatività, perché se io faccio la differenza il valore sarà 0. Quindi se noi prendiamo due atomi di idrogeno, la condizione più semplice, ricordati che l'atomo di idrogeno è formato da un protone e un elettrone, quindi nella configurazione di Lewis noi rappresenteremo il simbolo chimico dell'elemento con questo puntino che sarà l'elettrone, l'unico elettrone che hanno. Quindi in questo caso possiamo anche rappresentare la configurazione elettronica in questo modo e entrambi hanno un orbitale s con un solo elettrone. Quindi noi troveremo nell'orbitale s un solo elettrone. Come puoi vedere manca un elettrone, quindi c'è diciamo, un elettrone singolo. Quindi cosa farà l'idrogeno? L'idrogeno cercherà di acquisire quest'altro elettrone, ricordati sempre con spin opposto, per poter raggiungere una configurazione elettronica stabile. Quindi in questa condizione si parlerà non più di otteto ma di duetto, è più opportuno, perché loro, gli atomi di idrogeno, raggiungono la stabilità con due elettroni, non con otto. Quindi cercheranno di raggiungere la configurazione elettronica del gas nobile che si trova dopo l'idrogeno, cioè l'elio. Per fare questo, cosa si può fare? Loro possono scambiarsi il favore, quindi di, per esempio, condividere gli elettroni. Uno lo condivide con l'altro e l'altro lo condivide con l'altro ancora e viceversa. Cioè esiste questo tipo di rapporto di condivisione. In questo modo loro raggiungeranno la configurazione elettronica. Quindi in questa immagine è importante ricordare il concetto di compenetrazione dell'orbitale, quindi gli orbitali si compenetrano, questo elettrone passando qua verrà attratto dalla carica nucleare dell'altro atomo, la stessa cosa succederà a questo elettrone, e si formerà un unico orbitale molecolare, quindi non avremo più un unico orbitale e l'elettrone di conseguenza non ruoterà più attorno a un nucleo, intorno a un orbitale unico, ma adesso i due elettroni, come puoi vedere qua, verranno condivisi con spin antiparallelo, quindi quello che succede in questa condizione è che gli elettroni ruoteranno non più attorno a un nucleo, ma a due, e non più attorno a un singolo, diciamo, orbitale atomico, ma in un orbitale molecolare. Quindi adesso i due elettroni inizieranno a ruotare attorno a questi due nuclei e verranno attratti in modo uguale. Perché? Perché non c'è nessuna tendenza da parte dell'atomo rispetto all'altro ad attrarre a sé gli elettroni di legame, perché la differenza di elettronegatività è uguale a 0. Questo che cosa comporta? Comporta la mancanza di una carica, per esempio positiva da questa parte, negativa da quest'altra, quindi non c'è una polarità, per questo si chiama legame covalente apolare o omopolare, perché non essendoci una differenza di elettronegatività, gli elettroni sono attratti in modo uguale, quindi si formerà un orbitale omogeneo senza polarità. Questa è la caratteristica importante del legame covalente apolare. Inoltre è importante ricordare questo concetto. Mentre prima avevamo un solo orbitale chiamato orbitale atomico, adesso abbiamo un unico orbitale che si chiama orbitale molecolare. Quindi mentre qua l'elettrone ruotava attorno a un solo nucleo e in un orbitale atomico, adesso gli elettroni ruotano attorno a due nuclei e attorno all'orbitale molecolare. Quindi orbitano nell'orbitale molecolare. Inoltre è importante il concetto di compenetrazione. Questo come può essere spiegato? Mentre qua io per esempio ho un raggio, per esempio, di 1, qua io mi aspetto di trovare un raggio di 2, invece qua trovo un raggio che è inferiore alla somma dei due raggi singoli, perché c'è il concetto della compenetrazione. Quindi ricordati, per il legame covalente è importante ricordare questo concetto di compenetrazione. Per quanto riguarda il legame covalente apolare, ricordati che essendo gli atomi identici dal punto di vista dell'elettronegatività, non c'è una tendenza ad attrarre a sé gli elettroni, quindi una tendenza maggiore di un atomo rispetto a quella dell'altro. Diciamo, come conseguenza di ciò, noi non troveremo una polarità. Quindi questo legame si chiama apolare o omopolare per questo motivo. Quindi se hai dei problemi o dei dubbi riguardo a questo argomento puoi lasciare un commento, nei video successivi continueremo a parlare di legami chimici.